Non ti sembra che la mamma sia un po' strana? Sì, l'ho notato pure io. Sarà un po' triste perché Kate se n'è andata da questa casa. Oh, beata lei, ora è in viaggio di nozze. Non possiamo fare niente per tirarle sul morale. Una cosa che la rende sempre allegra c'è, ma abbiamo bisogno di papà. Papà, non so se hai notato, ma la mamma in questi giorni è un po' malinconica. Sì, in realtà l'ho notato anch'io. Pensiamo sia triste. Perché Kate è andata a vivere in un'altra casa? Sicuramente è così. In realtà sono un po' triste anch'io. Già, anche noi. Senti, non è che potresti dedicarle una serata solo a lei? Cinema e ristorante. Sai quanto le tira su il morale una serata fuori? Avete ragione. Una serata di svago e relax, forse è quello che ci vuole. Questa sera la porto fuori. Sì, ma dovrai chiamare i nonni come babysitter per Emma, perché io devo andare a una festa super cool con le mie amiche. Ok, porterò Emma dai nonni. Ragazze, noi siamo pronti per uscire. Oh mamma, non mi sento affatto bene. Penso di avere la febbre. Oh no, oh Mike, è meglio se rimandiamo. No, affatto. Andate pure, io non morirò di certo per un'influenza. Oh Mike. Niente da fare, noi andremo. I nonni penseranno a lei. Oh. Allora che ne dici? Ti piace questo ristorante? Oh sì, è davvero molto carino. Finalmente una serata soli, io e te. Ce la meritiamo, che dici? Concordo in pieno. Beh, guardiamo il menù. Sì, giusto, ordiniamo. Oh Mike, guarda! Ci sono i ravioloni al radicchio rosso e formaggio. Ti ricordi quella volta che Kate li ha voluti ordinare a tutti i costi e poi abbiamo dovuto mangiarceli noi? Oh già, è vero, ricordo. Oh, e quella volta che si è chiusa nel bagno del ristorante e abbiamo dovuto chiamare la sicurezza. Oh, quanto mi manca la mia bambina. Oh mamma, mi sa che questa cena sarà sull'onda dei ricordi. Oh Lisa, stai tranquilla. Ora tu riposati, io ti sto preparando una bella tisana calda. Oh, nonna, grazie, ma io non mi sto lamentando perché sto male. Ma perché stasera mi perderò la festa di Samantha? E chi è sta Samantha? È una delle pop, le più popolari della scuola. Oltretutto, sono una delle organizzatrici della festa di fine anno e dovevo parlare con Samantha per un'idea che mi era venuta, dal momento che la mia proposta di fare una festa stile anni 60 me l'ha bocciata. Oh, mi dispiace, tesoro. La cosa bella è che anche le mie amiche hanno rinunciato alla festa per solidarietà. Caspita, hai delle vere amiche. Sì, e ora per farmi del male guarderò cosa stanno facendo alla festa. E come, scusa? Non vorrei mica andare là? Ma no, lo fa con il computer. Sì, nonno, ha ragione Emma. Vedi, mi collego con il computer sul profilo Instagram di Samantha. Lei e gli altri invitati gireranno dei video durante la festa con il telefonino e li pubblicheranno qui. E così io sarò aggiornata quasi in tempo reale su cosa sta succedendo. Caspita, queste tecnologie moderne. Allora, vediamo un po'. Ehi, ma sbaglio o sono vestiti tutti anni 60? Già, anche a me sembra così. E anche la musica di sottofondo è anni 60. Quell'imbrogliona di Samantha ha scartato la mia idea per usarla al suo party. Ops. Bene, dopo una cena un po' malinconica, che ne dici di un bel film? Così passiamo 2 ore in spensieratezza. Ok. Allora, che cosa ci guardiamo? Qualcosa di divertente? Tipo questo. Ti sembra carino. Oddio, Mike, guarda, un film di animazione. Ti ricordi quando portavamo Kate a guardare il film Disney sotto il periodo natalizio? Sì, che mi ricordo. Oh, Mike, quanto mi manca la mia bambina! Meglio se andiamo a casa, eh. Ehi, forse mi sbaglio, ma quella non è la tua amica Giselle. Giselle, brutta traditrice! Mi aveva promesso che non sarebbe andata alla festa, bugiarda! Ehi là, siamo tornati! Ehi, ma che ci fate già qui? Non dovevate andare al cinema? Ecco, le cose non sono andate come speravamo. Guarda Giselle come si sta divertendo, cavoli! Ehi, cosa state facendo di interessante voi due? Stanno spiando la festa di Samantha attraverso Instagram.
Sì, e sai una cosa? Samantha mi ha rubato l'idea per la festa di fine anno. E sai, mamma, c'è andata pure Giselle. Cosa? Ma non ti aveva promesso che non sarebbe andata? Già, è una traditrice. Henry, non esagerare. Fatemi vedere. Sara, anche tu adesso. Guarda, guarda come si sta divertendo. E pensare che i genitori di Samantha non sanno niente. Sono fuori città. Cosa? Oh, le solite ragazzate. Oh, una bella tisana si beve sempre volentieri. Già. Ehi, guarda, nonno! Sta arrivando la polizia! Qualcuno forse avrà fatto la spia! Ecco fatto! Mamma, che fai con quel telefono in mano? Non avrai mica chiamato tu la polizia, vero? Oh, sì! E mi sono divertita un mondo! Ma, Sara! Mamma, non ci posso credere! Così imparano a imbrogliare mia figlia. Ehi, mamma. Sì, Lisa? Volevo ringraziarti per prima. Oh, sono io che devo ringraziare te. Mi sono divertita moltissimo e mi sono ricordata che ho altre due figlie che hanno bisogno costantemente di me. Mamma, guarda che anche se Kate non abita più qui, non significa che non abbia bisogno del tuo aiuto. Già, di questo ne sono sicuro anch'io. Ce la ritroveremo qui spesso, vedrai. Ehi, mammina, papino, questa sera posso dormire nel lettone? Vieni pure, tesoro. E vai! In realtà, anch'io questa sera mi sento un po' sola. Ah, va bene, vieni qui anche tu. Sì! Oh. Sai, mamma, forse Kate presto sarà incinta e tu diventerai nonna. Meglio se dormiamo. Buonanotte.